Dunque signori, ci siamo, dopo un ricco weekend di full immersion su Dragon's Dogma 2, eccomi qua con questo video di first impression sul nuovo capitolo di Capcom. Un saluto a tutti amici del web, bentornati sul mio canale, io sono Dado Bax e nel corso di questo video andremo a vedere più nel profondo quello che offre il nuovo gioco di ruolo action open world, sequel di quel capitolo che nel 2012 mi aveva profondamente stregato. Il primo Dragon's Dogma lo reputo uno dei videogiochi di ruolo più sottovalutati degli ultimi 15 anni e ne ho parlato in lungo ed in largo e riponevo su questo secondo capitolo tantissime speranze, tanto da inserirlo in testa tra i videogiochi che attendevo di più di questo 2024. Avrà soddisfatto Dragon's Dogma 2 le mie aspettative? Scopriamolo nel corso di questo video. Prima di buttarci nel cuore di questa analisi, vi ricordo come sempre che se siete interessati a chiavi di gioco a prezzo scontato, trovate il link Instant Gaming in descrizione. Queste prime impressioni di Dragon's Dogma 2 saranno composte in questa maniera. Ovviamente, non essendo una recensione, non andrò ad affrontare tutti gli argomenti, perché ovviamente di parecchi argomenti preferisco approfondire il gioco prima di potervene parlare, ma mi concentrerò qui di seguito più che altro sugli aspetti che mi hanno colpito, in positivo ed in negativo. Ed infatti, come potete vedere nella timeline, questo video sarà diviso in capitoli. In altre parole, sentitevi liberi di navigare tra le sezioni del video a quelle che più vi interessano. Il primo punto di forza grande di Dragon's Dogma 2 è che è un gioco di ruolo particolarmente unico, che vede il suo punto di forza più grande nella gestione degli alleati. Allora, in Dragon's Dogma 2 gli alleati a vostra disposizione si chiamano pedine. Ebbene, cerchiamo di spiegare bene come funzionano perché qui ruota tutto il cuore del gioco. In Dragon's Dogma 2, attraverso un editor particolarmente curato, avrete dapprima la possibilità di creare il vostro personaggio, che sarà il protagonista del gioco. In secondo luogo avrete l'opportunità di creare la vostra pedina principale, quindi l'alleato che vi porterete appresso durante tutta la partita. La vostra pedina principale, tuttavia, qualora giochiate connessi ad internet, potrà collegarsi con mondi di altri giocatori e voi nella vostra partita potrete selezionare le pedine di altri giocatori per andare a completare la vostra squadra. Il che significa che durante le vostre scorribande sarete un gruppo di 4 avventurieri. Uno sarete voi, l'altra sarà la vostra pedina principale e le altre due saranno le pedine principali di altri giocatori, esattamente come le avranno create, con la loro classe, la loro esperienza e la loro armatura. La cosa particolare è che queste pedine che evocherete nel vostro mondo porteranno con loro il loro bagaglio di esperienza, il che significa che se nel loro mondo principale hanno svolto una missione, vi daranno suggerimenti nel vostro mondo per svolgere quella stessa missione. Questo porta al punto di forza, secondo me, più grande di Dragon's Dogma 2, che vi dà l'impressione di essere effettivamente una banda di 4 avventurieri, nel quale voi ovviamente sarete il leader, ma le altre 3 pedine saranno degli alleati fondamentali che andranno a modificare radicalmente le sorti dello scontro. A seconda delle missioni, infatti, ha senso evocare pedine diverse, con esperienze diverse e con classi diverse. Inoltre, l'intelligenza artificiale di queste pedine durante i combattimenti è ottima. Nel mio caso specifico, infatti, potete notare che io ho creato un personaggio da mago e svolgo sostanzialmente il ruolo di supporto, cioè vado a curare i vari personaggi, vado a dargli dei bonus e sono loro effettivamente che combattono in prima linea e combattono bene, con intelligenza, tutto sommato azzeccando le mosse da utilizzare, i poteri da utilizzare ed in generale risultando veramente efficaci. Ci tengo a precisare che quando parlo di intelligenza artificiale intendo dire all'interno degli scontri, ma all'infuori degli scontri ovviamente comunque le pedine si incastreranno normalmente come un qualsiasi NPC di altri videogiochi e creeranno comunque delle situazioni abbastanza buffe e bislacche. Però dico in generale rispetto a tanti altri videogiochi in cui sostanzialmente ve la dovete sbrigare da soli e le persone che vi portate appresso sono più che altro delle comparse, in Dragon's Dogma 2 effettivamente vi dà
la sensazione di essere quattro avventurieri. Questa caratteristica delle pedine era, è vero, presente già nel primo Dragon's Dogma, ma in Dragon's Dogma 2 è stata riveduta e corretta, una meccanica particolarmente peculiare, unica, che rappresentava un punto di forza 12 anni fa e lo è a maggior ragione ancora oggi. Il secondo grande punto di forza di Dragon's Dogma 2 è il suo gameplay, con il combattimento come fiore all'occhiello, ma non solo. Iniziamo dall'elogio a questo combat system che è lussureggiante. Il combat system di Dragon's Dogma 2 è vario, dinamico, divertente. E nonostante all'apparenza, per coloro che non ci hanno giocato, potrebbe sembrare abbastanza confusionario, poi però all'atto pratico, nel momento in cui ci stai giocando, ti rendi conto di come ogni azione effettivamente acquisisca un senso. Non è un videogioco tecnico, cioè non è la tua abilità, velocità nel premere i tasti che cambia le sordi dello scontro, ma è più che altro la tua preparazione allo scontro, la strategia che usi tu e le tue pedine. Qui ci colleghiamo al punto di forza di prima. Questo rende Dragon's Dogma 2 un gioco di ruolo in piena regola, con gli oggetti da portare, le pedine da scegliere, le classi delle pedine da scegliere, le varie armi, i vari bonus, i vari poteri da equipaggiare per il vostro personaggio, che tutte insieme creano questa marea di scelte che rende il videogioco particolarmente interessante e divertente. Inoltre, il videogioco presenta questa meccanica peculiare di poter acchiappare qualsiasi cosa presente nel gioco. E intendo dire veramente, fisicamente. Potete prendere oggetti nello scenario e lanciarli, potete prendere i corpi dei vostri alleati che sono esanimi, portarli fuori dallo scontro per poterli rianimare, potete aggrapparvi ai mostri più grandi per poterli scalare e colpirli ai punti deboli. Tutto questo crea un gameplay davvero divertente, abbastanza unico all'interno dei giochi di ruolo action open world, che anche in questo caso era vero per Dragon's Dogma 1 12 anni fa, ma viene riveduto e corretto e rappresenta tuttora un punto di forza in Dragon's Dogma 2. Per quanto riguarda la componente narrativa e la gestione dell'open world, preferisco non scendere troppo in dettaglio. Voglio ovviamente approfondirli prima di operare delle critiche o degli elogi. Una cosa però importante va detta, e cioè che Dragon's Dogma 2 presenta questo open world in cui il viaggio è il protagonista. Le vostre avventure vi porteranno effettivamente a viaggiare fisicamente tra i vari punti di interesse. E anche il viaggio fa parte dell'esperienza di gioco, anche e soprattutto perché in Dragon's Dogma 2 non è previsto il viaggio rapido, ma potete effettuare un teletrasporto solamente se in possesso di alcuni oggetti abbastanza rari, chiamati telecristalli. Questo rende l'open world particolarmente fitto, denso di avventure, ma ribadisco, per un approfondimento sull'open world e anche poi sulla componente narrativa, vi do appuntamento fin da ora a prossimi video, quando avrò approfondito meglio nella mia partita l'argomento. Ma arriviamo dunque alle note dolenti e direi di iniziare dall'elefante nella stanza. Il comparto tecnico di Dragon's Dogma 2 è sicuramente gradevole, però appare abbastanza lampante che non sia proprio un comparto tecnico da next gen. Ecco, poniamola in questi termini. Ebbene, le sue purtroppo pessime performance e pessima ottimizzazione è sicuramente qualcosa che fa storcere il naso, come ormai penso sappiamo perché se ne è parlato tanto su PlayStation 5 e Xbox Series S ed X gira a 30 fps, ma anche sulla versione PC che sto provando io, nonostante tenga in generale i 60, in diversi momenti mi presenta dei cali di frame rate e io ho una 4070 Ti, quindi una signora scheda video, ma in alcuni punti, in determinate città, presenta dei cali di frame rate che non vi nego che sono abbastanza fastidiosi. Inoltre, una scelta che a livello personale reputo particolarmente indigesta
è quella di presentare per il giocatore un unico slot di salvataggio, un'unica possibilità di creare un personaggio. Dunque una partita, una e basta, con un unico salvataggio che viene sovrascritto automaticamente dal gioco, che in via del tutto sincera la reputo una scelta di design abbastanza ottusa, in quanto rende il salvataggio abbastanza precario. In diversi casi, da recensioni, video di youtuber, streamer che mi è capitato di vedere, è successo in diversi casi di persone che hanno perso ore di gioco. Ora, nel mio caso specifico, grazie al cielo, non mi è ancora successo, però non vi nego che questa precarietà del salvataggio mi genera abbastanza ansia e non mi fa godere appieno del gioco. Ogni volta sto attento a vedere se il videogioco ha effettivamente salvato, ed in generale, soprattutto, questa scelta di avere un unico slot di salvataggio non la reputo una scelta particolarmente azzeccata, tanto più che io, a livello personale, amo creare più personaggi. È una cosa che faccio tipicamente nei giochi di ruolo e non comprendo perché Dragon's Dogma 2 non debba dare questa possibilità. In ultima istanza parliamo ovviamente delle microtransazioni, un argomento che ha fatto parlare molto di sé in questi giorni e che ha scatenato un polverone immenso. Questo perché al day one tantissimi creator poco informati sul titolo sono andati a realizzare dei video di sfogo nei quali hanno esagerato la situazione delle microtransazioni di Dragon's Dogma, definendolo praticamente quasi come uno scandalo. E per questa motivazione che diversi colleghi che stimo particolarmente qui su YouTube sono andati a realizzare dei video in cui spiegavano meglio la situazione delle microtransazioni, tra cui ovviamente ci sono i miei amici, i Player Inside. La situazione tuttavia che si viene a creare al giorno d'oggi è particolarmente bislacca, cioè sembra quasi che al giorno d'oggi se una persona si lamenta delle microtransazioni di Dragon's Dogma 2 allora è automaticamente un disinformatore, come dire, come se il problema non esistesse. E questa è una situazione molto paradossale, perché a livello personale credo che il problema ci sia, non è uno scandalo ma è sicuramente qualcosa di cattivo gusto che non bisogna neanche minimizzare. Uno dei commenti più ricorrenti che sento in giro, che vanno a minimizzare il problema delle microtransazioni, è che sostengono che i vari oggetti che è possibile rinvenire sono effettivamente presenti anche in game e che dunque le microtransazioni sono facoltative. Questa cosa in effetti è vera, gli oggetti sono presenti effettivamente nel gioco. Però secondo me non è questo il punto, permettetemi di spiegarmi meglio. Come detto precedentemente in questo video, nel videogioco non è presente il viaggio rapido, ma è possibile solamente teletrasportarsi mediante degli oggetti particolarmente rari, chiamati telecristalli. Questa scelta, in completa controtendenza con il mondo del videogioco, è stata una precisa scelta autoriale di Hideaki Tsuno per incentivare il senso di scoperta e di avventura che si ha nell'effettuare fisicamente i vari viaggi. In altre parole, è una precisa scelta autoriale, ponderata, ragionata, voluta fortemente dall'autore ed implementata nel gioco. Dunque, il fatto che questo rarissimo telecristallo sia possibile ottenerlo anche tramite una microtransazione va, dal mio punto di vista, a tradire una scelta autoriale di Hideaki Tsuno. E non c'entra niente il fatto che nel videogioco è comunque possibile ottenerle. Questo perché, dato che sono rare, nel videogioco ti può capitare di essere in viaggio, non avere il telecristallo e dover sentire sulla tua pelle la pericolosità del viaggio, perché questo è il cuore del viaggio di Dragon's Dogma. Ma questa sensazione è nullificata dal fatto che se ti senti smarrito e non hai un telecristallo, vabbè, paga 1,99€ e il viaggio lo puoi fare lo stesso. E questo concetto si applica ad una buona metà delle microtransazioni, ad alcune di più, ad altre di meno, ma in generale l'operazione la trovo di cattivo gusto.
E questo è tutto, ragazzi. Qualora non si fosse capito, le mie prime impressioni su Dragon's Dogma 2 sono assolutamente positive. Un videogioco particolarmente unico che ti fa sentire veramente con una banda di avventurieri in un mondo fantasy con un gameplay lussureggiante, che dall'altra parte ha questo comparto tecnico che non ne esalta poi il valore artistico del videogioco, una precarietà del salvataggio che a livello personale ho trovato particolarmente indigesto e delle microtransazioni che sì, sono facoltative, ma che ho reputato veramente di cattivo gusto. Questo è quello che penso, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Ciao!